Oggi a Brolo un bacchetto informativo del comitato No Triv Nebrodi. Il 17 aprile si vota per il referendum popolare. Quali le vostre ragioni? Le ragioni sono tante. Intanto partiamo dal fatto che a prescindere dalle ragioni e quindi dalle posizioni, vogliamo rompere questa cortina di silenzio che si è creata attorno al referendum, perché per prima cosa bisogna andare a votare, perché comunque il valore del referendum è l'unica cosa che è rimasta della democrazia diretta e quindi va sfruttata, e invogliamo le persone innanzitutto ad andare a votare. Scendendo nel merito della questione, noi sosteniamo a gran forza il sì, con delle motivazioni valide e con tanto di supporti scientifici che ci dicono attraverso i numeri che non è più tempo di petrolio, che il mondo è già andato in un'altra direzione. Siamo convinti che la strada da perseguire sia legata alle energie rinnovabili, energie che sono inesauribili come il sole, il mare, e quindi fermare le trivelle in questo momento entro le 12 miglia, o meglio fermarle a scadenza naturale della concessione, è una cosa importante, è un segnale forte, perché comunque se crediamo che sia importante prendere completamente un'altra direzione. Il fossile in generale, i combustibili fossili risalgono a una politica vecchia di 50 anni, arriviamo a Mattei addirittura, quindi diciamo che è stata superata abbondantemente per tanti motivi: preserviamo il mare, preserviamo l'ambiente e soprattutto dobbiamo puntare come paese Italia all'enogastronomia, all'arte, alla cultura e anche alle energie rinnovabili. I paesi che confinano con noi, vedi la Germania, puntano entro il 2030 ad essere totalmente indipendente con energie rinnovabili, e noi, il paese del bel sole, del bel mare, siamo qui ancora a discutere se continuare a trivellare il mare o no. Quindi io invito tutte le persone intanto a recarsi a votare e soprattutto di votare sì per un'Italia sostenibile, per un mare più pulito e per uno sviluppo che non è legato a quei tre concessionari, a quei tre petrolieri che sicuramente, e i fatti degli ultimi giorni ne parlano chiaramente, sicuramente faranno principalmente i loro interessi e non quelli di tutti i cittadini. Quali le posizioni del Movimento 5 Stelle riguardo al referendum del 17 aprile? Diciamo che il Movimento 5 Stelle è un po' quello, il portavoce della situazione per evitare le trivellazioni del mare, però non abbiamo bisogno di essere spinti in questo caso dal Movimento, perché è un fatto naturale per tutti. Io penso che chiunque abbia un po' ad amare il nostro mare, è bellissimo che vediamo dietro, non ha bisogno di essere spinto da eventuali movimenti. Sto parlando come uno degli altri Movimenti 5 Stelle, è che la gente deve capire che c'è un futuro, che non è il fossile, ma sono l'energia pulita. Semplice, non c'è da farsi molte domande, perché basta vedere quello che è successo ieri con la Guidi, cosa fa questo governo per appoggiare le lobby. Penso che siano queste le domande che dobbiamo farci.